della rete degli studenti Mario di Belluno. Quali sono i motivi che vi hanno spinto a scendere in piazza oggi 10 ottobre? Ecco, quest'oggi è la prima data di mobilitazione per la nostra associazione e non scendiamo solo in piazza a Belluno, ma scendiamo in piazza in tutta Italia. Questa non vuole essere una manifestazione come gli altri anni, che punta a un nemico che può essere il ministro, che può essere il governo. Per noi quest'anno vuole essere una manifestazione propositiva in cui noi portiamo in piazza le idee degli studenti. Le reali ragioni della manifestazione di oggi, ovviamente, come ripetuto, sarà quella di portare in piazza non solo le nostre ideologie, ma far sì che anche gli studenti, che per tutto l'anno rimangono, diciamo, invisibili a queste problematiche, le dicano. Ma non solo questo, servirà anche oggi, la giornata di oggi, per formare gli studenti su quali sono le problematiche che loro sentono a scuola e cercare di rielaborarne per averne un'idea comune da presentare al governo. Invece, per quel che riguarda la scelta del luogo, ci puoi spiegare come mai avete scelto proprio le scuole Gabelli? Beh, perché sono state abbandonate e invece potrebbero essere una grande risorsa, visto che il tema della grande bellezza siamo noi studenti, la grande bellezza però sono anche gli spazi da rivalutare, gli spazi delle nostre città che secondo noi potrebbero offrire dei servizi agli studenti, o comunque le carenze di Belluno che li hanno portati a manifestare qui oggi sono le carenze ad esempio nell'edilizia di molte strutture di Belluno come il liceo scientifico, quindi carenze strutturali, poi anche bisogno di più laboratori. Direi un riscontro positivo, perché la risposta degli studenti è stata buona. Purtroppo gli studenti che sono usciti in piazza sono pochi, ma non soltanto, anche perché io penso ci sia un altro problema degli studenti, cioè la non partecipazione. Gli studenti non partecipano più, gli studenti non si sentono parte del progetto di scuola del governo. Per questo noi siamo usciti in piazza, perché vogliamo invece l'esatto contrario, vogliamo che gli studenti sentano partecipi di ciò che viene proposto per il nostro paese. La riforma della scuola deve passare per gli studenti, non sopra gli studenti. La riforma della scuola deve passare attraverso le proposte di noi studenti, per questo siamo scesi in piazza, per dare, ridare centralità al dibattito scolastico, per dare centralità alle nostre proposte, non a quelle di un governo che propone una scuola che spalanca le porte ai privati. Distinguiamo bene, privato e pubblico, la scuola è pubblica e gratuita, non ci vogliamo i privati all'interno. Poi ti chiedo, visto che oggi uno dei tanti interventi è stato fatto anche da parte dell'ANPI, se tu pensi che l'antifascismo sia uno dei valori fondanti della scuola oggi, o se l'antifascismo sia una cosa ormai sorpassata? Assolutamente no, l'antifascismo è un principio fondamentale che non sta soltanto alla base della scuola, ma deve stare alla base di tutta la nostra impostazione statuale, la nostra Costituzione. È democratica ed antifascista, ricordiamocelo bene, non è afascista, è antifascista, e questo dobbiamo rivendicarlo ogni giorno. Ciò che abbiamo ottenuto, ciò che abbiamo oggi, è grazie a quella Costituzione, è grazie ai partigiani che l'hanno combattuto sui monti, soprattutto per questa libertà. Dobbiamo tenersela stretta, anche all'interno della scuola. Senz'altro il valore dell'antifascismo è un valore fondamentale. Dobbiamo porci a questi soprusi da parte di quella che ormai è una minoranza di gente che rivendica ancora dei principi non soltanto anacronistici ma sbagliati, che si fondano sulla violenza dell'uomo contro l'uomo. Dobbiamo rigettare questo e creare una scuola, non soltanto una scuola, ma una società solidale. La manifestazione si è conclusa all'interno del cortile delle scuole elementari Gabelli, esatto, scuole sì, che sono in disuso e abbandonate da ormai un paio di anni. Ti chiedo se la scelta che avete fatto è una scelta casuale oppure è stata una scelta ponderata. La scelta non è affatto casuale. Una delle finalità della manifestazione è quella di rivalutare le grandi bellezze del nostro paese, come lo sono gli spazi inutilizzati, che vanno dai centri storici di un sacco di città, io penso a quello di Feltre ad esempio, a delle scuole che sono state abbandonate e non vengono più utilizzate, degli edifici che meritano di essere rivalorizzati. Noi ci siamo trovati qui, appunto, abbiamo concluso qui la manifestazione per questo, ma non è questo l'unico esempio, l'unico buon esempio nella nostra provincia, nel nostro territorio. E infatti un'associazione, la Casa dei Beni Comuni di Belluno, sta rivalorizzando una caserma, la caserma Pia, che si trova poco sopra Belluno. La sta rivalutando e facendo diventare uno spazio sociale, pubblico, aperto, che dia la possibilità a molte persone, non soltanto agli studenti, a tutti, giovani, lavoratori, di esprimersi, di riunirsi, di fare della socialità.